dal momento del lockdown e anche un po' prima, tutte le attività che io che collaboro come collaboratrice a progetto per un'agenzia che si occupa di politiche attive del lavoro, non ho più fatto trasferte presso i centri per l'impiego, presso cui a volte faccio delle collaborazioni. Non sono più potuta andare in ufficio, per cui tutte le attività, sia quelle desk che faccio con i miei colleghi, riunioni, momenti di confronto anche con colleghi che magari sono arrivati un po' dopo di me, quindi noi come colleghi senior facciamo dei momenti di confronto e diciamo di formazione, sono stati fatti tutti in remoto, quindi ciascuno dalla propria casa, con piattaforme varie come succede per gli insegnanti. Chi si occupa di disoccupati ha dovuto fare delle interviste, dei colloqui telefonicamente, e questo chiaramente è un grosso cambiamento, soprattutto quando ci si occupa di fasce più fragili, più deboli, dove comunque contatti una persona che può essere con un cellulare ovunque, a casa propria, per strada, magari in una situazione durante il lockdown, potete immaginare che magari si trovava in una casa sovraffollata con i bambini che piangevano, e quindi anche fare un colloquio per capire la storia professionale, le disponibilità delle persone ha comunque significato avere delle attenzioni particolari e comunque cercare di capire, di creare anche un contatto, e a volte in questo lavoro serve anche molta empatia per capire chi si ha di fronte, per capire le difficoltà e i vincoli, le disponibilità che può avere. Tutte le attività di orientamento sono state pensate da remoto, quindi magari mettendole online, pensando anche e soprattutto a persone che magari hanno meno dimestichezza con internet, con i computer, quindi cercando di tararla su un target che fosse il più possibile ampio. Spero che si mantenga alta l'attenzione su tutte le fasce della popolazione. Succedeva già prima del Covid, che comunque sono diversi anni in cui le persone che prima stavano benino, è un attimo proprio per le classi medie subito scivolare in quella fascia di povertà che una volta era proprio solo di persone che avevano effettivamente delle fragilità manifeste già da sempre. Ho avuto modo sia a livello professionale ma anche a livello personale di sapere di persone, piccoli artigiani per esempio, cioè persone che comunque conducevano una vita normale, non proprio le fasce più svantaggiate, che nel periodo del Covid hanno avuto veramente difficoltà, ma per difficoltà intendo proprio non solo pagare l'affitto, le bollette, ma anche mangiare. Quindi insomma mi sembra importante che sicuramente di fronte alla crisi che verrà ci sia anche un approccio diverso, e in cui io mi auguro che nel lavorare anche in attività di orientamento, in cui si cerchi proprio di far sentire alle persone che non sono da sole, che in qualche modo si prova a venirsi incontro e si crea anche un meccanismo più di solidarietà che di guerra tra poveri.